Hanno visto qualche settimana or sono al telegiornale il ministro Franceschini annunciare che Matera è stata scelta da una commissione di grandi pensatori come capitale della cultura per il 2019. Questo naturalmente ha suscitato grande entusiasmo da parte degli amministratori di Matera. Il sindaco ha rilasciato dichiarazioni in cui sembrava che Matera fosse la capitale della cultura, fosse veramente la capitale della cultura mondiale, lasciando ovviamente molto scontenti tanti altri sindaci e tanti altri uomini di cultura che di fronte ad un ventaglio di possibilità che includevano Urbino, per le Marche, Perugia, Siena e Venezia, la scelta di Matera è sembrata una scelta un po' riduttiva, una scelta che non attiene tanto alla storia della cultura quanto forse la storia del folklore o dell'etnologia. È vero che Matera ha questa visibilità mediatica assicurata dal fatto che lì appunto è stato ambientato il film in cui viene rievocata in modo molto cruento la Passione di Gesù, e poi lì anche prima Pasolini ha ambientato il Vangelo secondo Matteo, però certamente le scelte non si fanno in base alla fortuna mediatica di un luogo, soprattutto se sono scelte che dovrebbero additare quel luogo come capitale della cultura. Siccome in Italia c'è sempre la tendenza ad apparire all'estero molto meno di quello che siamo, per fortuna le persone colte all'estero sanno che Matera effettivamente non è una capitale della cultura, perché dove si è vissuto come nel Paleolitico fino a 50 anni fa, certamente non può essere additata al luogo, diciamo, esemplificativo del progresso culturale di fronte ad Urbino, per esempio, o anche di fronte a Perugia o alla stessa Venezia. Ovviamente Matera rappresenta una tappa, diciamo, di tutt'altro genere, di tutt'altro interesse. E per questo motivo, appunto, proprio per sottolineare il rilievo che agli occhi degli uomini di cultura del passato aveva l'Italia, ho pensato, visto che mi si chiedeva di parlare non più di artisti italiani, di affrontare in questi tre incontri tre personalità artistiche, una tedesca, una fiamminga e l'altra spagnola, che hanno avuto occasione di lavorare, alcuni di loro anche a lungo, in Italia, e abbiamo cercato di intendere, di capire quanto questi soggiorni italiani abbiano, diciamo, giovato non solo alla loro notorietà, ma abbiano giovato al loro al conseguimento di uno stile caratteristico che rende questi tre artisti, appunto Dürer, Rubens e Velázquez, tre artisti estremamente rappresentativi a livello internazionale. Ora, i rapporti tra Dürer e l'Italia sono stati oggetto nel 2007 di una bellissima mostra organizzata a Roma alla Scuderia del Quirinale. La mostra era curata da Cristina Hermann Fiore, che è una studiosa tedesca ma ormai italianizzata, che appunto organizzò in quella circostanza una mostra molto importante, incentrata, diciamo così, orientata in due direzioni. In primo luogo, appunto, rilevare quanto i due presunti soggiorni italiani, poi vedremo perché presunti, soggiorni italiani di Dürer abbiano contribuito alla sua formazione e alla definizione del suo stile. E in secondo luogo, però, con grande obiettività, si faceva vedere quanto l'opera di Rubens avesse esercitato una rilevante influenza su alcuni artisti italiani del 500 e del 600, soprattutto per merito dell'attività incisoria. Dürer è stato un artista completo, non solo perché si è occupato di incisione a livello molto alto. Vasari, per esempio, nel 1568 lo ricorda esclusivamente come incisore, parla di qualche dipinto di Dürer, ma lo fa in maniera tra l'altro imprecisa, ma quello che già appunto agli occhi di Vasari, che certo era un personaggio molto selettivo nelle sue scelte, andava rimarcato, secondo lui, di Alberto Duro, come lo chiama lui, è il fatto appunto che avesse realizzato una serie di incisioni che circolavano in tutte le botteghe degli artisti europei, un po' perché erano su carta, quindi era facile divulgarle, ma un po' perché molti grandi artisti del 500 e del 600 hanno studiato e hanno preso spunto per loro composizioni dipinte dalle incisioni di
Dürer, e la mostra appunto che venne organizzata alle Scuderie del Quirinale metteva vicino ad alcuni capolavori della pittura italiana del 500 e del 600 l'incisione di Dürer, alla quale presumibilmente il pittore a distanza di tempo si era ispirato. Noi avevamo prestato in quella circostanza l'Annunciazione di Guido Reni, perché appunto nella vita di Guido Reni si legge che il suo maestro a Bologna, che era Calvert, lo mise sin da ragazzo a studiare le xilografie di Dürer, quindi quando dipinge alcune opere, ma in modo particolare l'Annunciazione di Ascoli, c'è appunto un riferimento neanche troppo lontano all'incisione di quel soggetto, all'Annunciazione appunto incisa da Dürer. Quindi è un artista che ha avuto una grande rilevanza per alcuni artisti italiani del 500 e del 600, soprattutto attraverso le sue incisioni, ma che ha avuto anche di persona in occasione di confrontarsi con artisti italiani e di frequentare centri d'arte italiana che hanno concorso alla sua formazione. Dürer era nato a Norimberga nel 1471 ed era terzo di 18 figli, una famiglia molto prolifica, però la mortalità infantile all'epoca era molto estesa, e quindi di questi 18 figli poi ne sono sopravvissuti 3 soltanto, quindi, e uno ovviamente era Albrecht. Quindi si tratta appunto di una famiglia molto allargata, però alla fine poi molto più concentrata di quanto non sembrerebbe. Ed era in qualche modo figlio d'arte, perché il padre, la famiglia era una famiglia che veniva dall'Ungheria, il padre era un celeberrimo orafo, e vedremo come in molte opere di Dürer siano descritti con estrema attenzione i gioielli, gli ornamenti aurei, i contenitori per le reliquie, che evidentemente richiamano quelli che aveva visto fare nella bottega paterna. Ed è stato il padre il suo primo maestro. Questo spiega questa grande attenzione che da sempre e nel corso di tutta la sua vita Dürer ha dedicato all'arte incisoria, perché non essendo orientato verso l'oreficeria come il padre, però attraverso quello che aveva potuto vedere e quello che aveva potuto sperimentare presso la bottega paterna, certamente l'incisione su metallo soprattutto era un genere di tecnica che si imparava presso appunto un orafo, e questo ci aiuta a capire come nel tempo Dürer abbia prodotto incisioni con varie tecniche, richiamando quello che aveva visto fare presso la bottega paterna e acquisendo, ripeto, grazie a questa sua attività di incisore, una notorietà enorme, al punto che Vasari, come vi dicevo, lo ricorda quasi esclusivamente come artista. Ecco, qui vediamo come era Rubens. Anche le cronache veneziane, Dürer, anche dirò sempre Rubens, quando dico Rubens intendo Dürer, la prossima volta dirò sempre Dürer intendendo Rubens, è per complicare la vita alle persone, perché sennò è troppo semplice se io dicessi il nome dell'artista. Questo, stavo dicendo, è l'immagine di Dürer che ci fa vedere appunto l'aspetto fisico di questo pittore alto, biondo, dai tratti tipicamente nordici, che molto successo aveva riscontrato appunto anche durante i suoi soggiorni a Venezia. Gli artisti, le personalità che incontrano Dürer a Venezia sono non tutti concordi nell'apprezzare la sua attività artistica. Suscita anche qualche gelosia Dürer a Venezia. Però sono tutti concordi nel dire che era una persona raffinata, di bello aspetto, che si segnalava insomma anche per la sua fisicità. E la prima considerazione che possiamo fare guardando questo autoritratto, che è datato 1500, quindi ha, vedete che in alto c'è la sua sigla AD sul lato sinistro del volto, mentre sul lato destro c'è una scritta a lettere d'oro ed è una scritta in latino, quindi già capiamo che si tratta di un artista aperto allo studio della cultura classica, che se deve mettere delle iscrizioni sui suoi quadri non usa il tedesco ma usa il latino, perché è già consapevole
di vivere, diciamo, in un contesto culturale in cui la riscoperta della cultura classica presuppone anche il conoscere la lingua latina da parte di un pittore. E nella scritta, appunto, non dice l'anno, ma dice di avere nell'età dei suoi 28 anni, quindi siamo tra il 1499 e il 1500, ma poi questa iscrizione prosegue con l'utilizzo di termini particolari. Non dice appunto io ho dipinto questo mio ritratto, ma io ho creato questa mia immagine. Quindi c'è già la consapevolezza tipica appunto di un esponente della cultura rinascimentale più avanzata, che l'artista non esegue semplicemente grazie a una sua sorprendente abilità tecnica, perché certamente questo è un ritratto di una qualità eccelsa sotto il profilo tecnico, non sa soltanto fare meglio degli altri qualcosa, ma è in grado anche di creare qualcosa, quindi è nella condizione appunto non più di esercitare un'arte meccanica come era considerata la pittura nel Medioevo, ma un'arte liberale, un'arte che oltre alla manualità presuppone prima una componente creativa che avvicina l'artista al letterato, al filosofo, al matematico. Il saper fare viene dopo, mentre nel Medioevo era considerato prioritario il saper fare. Quindi tutto questo ci parla appunto di un artista che, pur essendo nato in Germania, è perfettamente consapevole del ruolo nuovo che gli artisti hanno nel Rinascimento, un ruolo che li vede, diciamo, giocare una partita culturale molto più importante rispetto al Medioevo. Questo è quello che appunto già possiamo dedurre semplicemente traducendo queste tre righe dell'iscrizione. E poi un altro aspetto che sorprende in questo autoritratto è la postura rigidamente frontale, che sembra quasi quella con cui viene rappresentato Gesù, anche perché, come vedete, questi lunghi capelli biondi inanellati, dipinti in punta di pennello con un'abilità tecnica straordinaria, rimandano quasi a un'immagine di Gesù Cristo. E quindi c'è anche appunto questa sovrapposizione tra l'artista appunto e la divinità suprema, che la dice lunga non solo sulla consapevolezza che Dürer ha del suo ruolo, ma più in generale del ruolo che gli artisti rivestono in quel periodo. E questa consapevolezza dell'importanza che il ruolo di un l'artista svolge nel suo tempo ci è confermato appunto dal fatto che Dürer ci ha lasciato parecchi autoritratti. È un artista che si è molto ritratto, non solo inserendosi, come vedremo, all'interno di alcuni suoi dipinti, dove appunto compare insieme ad altri personaggi, ma ha eseguito molti autoritratti. Prima di questo ne ha fatti altri e dopo ne farà altri, in cui vediamo quasi la sua evoluzione fisica attraverso gli anni. E questa tendenza a lasciare un'immagine di sé autonoma rispetto ad altre persone è l'indizio della consapevolezza del proprio ruolo, per cui non basta soltanto trasmettere delle immagini che riproducono soggetti sacri o soggetti profani, ma è importante anche conoscere il volto dell'artista in un momento in cui il ruolo dell'artista diventa così di rilievo e così importante. E tutto in questo autoritratto denuncia anche il fatto di aver conseguito un livello sociale elevato: indossa una pelliccia, l'abito che si intravede sotto la pelliccia è un abito molto ricercato. Nell'autoritratto mette in evidenza queste mani dalle dita lunghe, dalle dita sottili. Insomma, è una ambientazione che non tende a farci capire che sia un pittore. Se noi non c'è nulla che si riferisca alla sua attività, non c'è la tavolozza, non ci sono i colori, è uno sfondo neutro che non ci fa vedere il luogo in cui è ambientato il ritratto. L'unica indicazione che è un personaggio che dipinge, l'abbiamo nell'iscrizione, dove non usa però il verbo dipingere, ma creare. Quindi capite che da tutto questo emerge appunto da parte di Dürer una considerazione molto rilevante del suo ruolo. Ora, circa i rapporti di Dürer con l'Italia, possono essere, diciamo, presentati secondo due strade. I primi sono i rapporti, diciamo così, di natura culturale, che non necessitavano venire in Italia.
Dürer, per esempio, dal padre, che curava molto la sua formazione, viene mandato a Basilea a studiare, che era un centro molto importante, più che per gli studi artistici, per quelli umanistici. Quindi molto probabilmente i nomi dei letterati e dei filosofi italiani più in vista all'epoca, non era per conoscere quelli necessario venire in Italia. Appunto Basilea poteva essere una città dove si potevano avere buone, diciamo, indicazioni, per esempio sulla filosofia neoplatonica, che pure secondo alcuni studiosi impronta l'autoritratto che abbiamo visto prima. Si potevano leggere i testi di Marsilio Ficino, si poteva appunto accedere a questi testi senza bisogno naturalmente di venire in Italia. Quindi c'è da un lato una formazione culturale, diciamo, di indirizzo umanistico che può benissimo essere avvenuta senza che l'artista sia venuto in Italia, e si suppone appunto che Basilea, dove lui è stato, potesse essere un centro, diciamo, che può aver avviato Dürer a questa passione. E poi ci sono appunto due soggiorni italiani, uno documentato con certezza, il primo per qualche studioso da mettersi in dubbio. Ora, Rubens, Dürer, come ho detto, era nato nel 1471 e il padre lo fa girare attraverso la Svizzera, la Germania e il Nord Europa per 4 anni per accrescere la sua formazione non solo artistica ma anche culturale, dal 1490 al 1494. Poi nel 1494 gli organizza un matrimonio, quindi torna a Norimberga, dove era nato. C'è un matrimonio con una moglie naturalmente ricca, perché era un matrimonio di quelli combinati, quindi in genere destinati a durare, perché quando ci sono motivi di interesse i matrimoni durano più che quelli dettati da motivi di amore, che dopo un po' sfumano. E quindi è un matrimonio che continua anche se Dürer spesso, come vedremo, abbandona per lunghi periodi la moglie, e la abbandona subito dopo averla sposata. Poche settimane dopo scoppia a Norimberga un'epidemia di peste, siamo appunto nel 94, la moglie la lascia a Norimberga, lui si allontana. Allontanarsi era una delle cure migliori riguardo appunto all'epidemia di peste, era l'unica certezza, diciamo, o relativa certezza di non essere contagiato, ed è probabilmente, anzi certamente, in quella circostanza che poi scendendo arriva appunto fino a Venezia, forse a Padova. Ora, questo primo viaggio, che si collocherebbe tra il 1494 e il 1495, non è documentato con certezza, e alcuni studiosi anche recentemente l'hanno messo in dubbio. In realtà è certamente venuto appunto in quel periodo in Italia, perché 10 anni dopo, quando effettua un soggiorno in Italia documentato e scrive a un suo amico Pirkheimer le impressioni di questo viaggio in Italia fatto tra il 1505 e il 1507, quindi 10 anni dopo, dice: io ho visto a Venezia una cosa che avevo già visto 10 anni fa, che allora mi era piaciuta, adesso non mi piace più. Volendo, questa, a che cosa si riferisce, si riferisse usando questo termine cosa, non si sa, se è un'opera d'arte, una persona. Comunque, in quella lettera Pirkheimer dimostra che 10 anni prima, rispetto al 1506, era stato a Venezia. Quindi in questo viaggio tra il 94 e il 95 non è una supposizione, ma è una certezza. E Venezia significava appunto per Dürer trovare risposta ad una serie di problemi che lui già aveva individuato come fondamentali per essere un pittore moderno, ma ai quali non aveva trovato risposta in Germania. E i due, diciamo, problemi fondamentali che Dürer si pone dall'inizio, e che forse sono il motivo per il quale decide di venire in Italia, riguardano la definizione di una proporzione corretta del corpo maschile e femminile, e Dürer poi si cimenterà in una serie di immagini in cui rappresenta il corpo femminile e il corpo maschile, dipinti e incisioni nudo, proprio per mettere a punto questo rapporto proporzionale. E poi l'altro aspetto a cui tiene molto è quello di conoscere in maniera attendibile le teorie prospettiche che erano state elaborate e perfezionate in Italia. Quindi proporzione dei corpi,
e prospettiva sono i due temi, diciamo, che spingono Dürer a venire in Italia. Certamente già forse a Basilea o nella stessa Norimberga aveva avuto modo di sapere che in Italia c'era stata tutta una elaborazione sia pratica che teorica di questi temi, ma se non fosse venuto in Italia probabilmente non li avrebbe messi a punto. Ecco, quello che vedete è un dipinto molto celebre di Rubens, è l'Adorazione dei Pastori, da una recente supposizione fondata su uno studio d'archivio. Sembrerebbe che questo quadro, che è datato e siglato AD come tutte le sue opere, e datato 1505, sarebbe stato eseguito appunto da Dürer durante il suo secondo trasferimento a Venezia, quindi 94-95, poi 1505-1507, il secondo viaggio più documentato a Venezia. Oggi il dipinto si trova a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, dove ci sono tre opere di Dürer, tra cui questa. Ma è molto probabile che questa tavola sia identificabile con un'opera che si trovava nella cappella del Castello del Buon Consiglio a Trento. Quindi potrebbe essere un dipinto eseguito da Dürer nel corso della sua calata, diciamo, verso Venezia, e poi destinato appunto alla residenza dei principi vescovi di Trento, appunto il Castello del Buon Consiglio, che poi fu completamente rinnovato nel Cinquecento in occasione del concilio da Cristoforo Madruzzo, che è stato da Bernardo di Cles, che sono stati due personaggi molto importanti nello scacchiere sia della Controriforma che dell'arte della Controriforma. Quindi l'ipotesi appunto è che si tratti di un dipinto oggi a Firenze da tempo, dal 1600 nelle collezioni Medice, ma che appunto sia stato eseguito da Dürer nel corso di questa sua calata in Italia. E certo è un dipinto in cui proprio le due anime, diciamo, di Dürer si confrontano e si mescolano in maniera molto evidente. Quando Federico Zeri ha diciamo abbandonato la storia dell'arte per gli specialisti, ma si è mostrato in televisione spesso anche con abiti eccentrici, quasi per rispondere, diciamo, all'analogo atteggiamento che iniziava ad avere Sgarbi, e ha scritto anche dei libri di alta divulgazione nel campo della storia dell'arte, non saggi specialistici ma libri appunto che comunque da parte di una persona di grande esperienza puntualizzavano alcuni aspetti. Dice una cosa molto interessante, dice: quando noi vediamo un dipinto di un pittore d'Oltralpe dobbiamo partire dall'analisi dei particolari e poi arrivare a considerare l'insieme. Se invece prendiamo in considerazione l'opera di un pittore italiano dobbiamo procedere in modo contrario, cioè partire dall'insieme e poi, diciamo, andare eventualmente ad analizzare il particolare. Nell'analisi delle opere dei pittori appunto nord europei, l'analisi del dettaglio è spesso di grandissima soddisfazione, cioè sono artisti, Dürer è tra loro, ma molti altri prima di lui, che riproducono anche le minuzie più insignificanti con una capacità di riproduzione del vero che sorprende per la visione minuziosa e lenticolare che ci propongono. Poi alcuni di loro, non è il caso di Dürer e dei maggiori, peccano nel momento in cui uno passa a considerare pronto l'aspetto complessivo, cioè queste composizioni fatte di tanti piccoli particolari dipinti in maniera straordinaria, un fiore, un vestito, un abito, un velo, un gioiello, poi viste nel loro insieme risultano poco convincenti e spesso anche non ben articolate dal punto di vista compositivo. Ecco, Dürer appunto, che viene da questa tradizione e quindi se noi andiamo a vedere il dipinto si, diciamo, disperde in una rappresentazione precisissima anche di ogni singola pietra o di ogni singolo mattone che forma quei muri di ruti che sono alle spalle delle figure, e poi però in grado di controllare questa visione analitica offrendoci poi una sintesi finale di grande efficacia compositiva. Ecco, questo è il risultato probabilmente di una sua capacità, diciamo, intrinseca, ma è anche il frutto di questo suo continuo confronto diretto e indiretto
con la cultura e con la produzione figurativa italiana. Guardando appunto l'adorazione dei magi, innanzitutto rileviamo in maniera molto chiara questa sua familiarità con le tecniche orafe, perché descrive tutti gli ornamenti dei magi e gli oggetti che vengono portati dai magi a Gesù Bambino dentro questi grandi contenitori d'oro di foggia ancora gotica, perché quando lui era ragazzo alla bottega del padre le forme dell'oreficeria erano forme gotiche, perché il gotico appunto era durato più a lungo nel nord Europa rispetto all'Italia, dove l'evoluzione appunto in senso classicista era stata più rapida. E accanto a questo si vede anche una descrizione molto attenta di tutte le stoffe preziose che indossa, che degli abiti che indossano i magi. Però nel contempo si vede anche una ricerca, diciamo così, di resa spaziale determinata da quella successione di architetture di rute che si vedono alle spalle dei personaggi, che poi ci portano, diciamo, ad andare in profondità e a percepire una composizione appunto molto equilibrata, di grande qualità, dove vediamo anche citati degli elementi del paesaggio e delle costruzioni che hanno un diretto riscontro con la realtà. Voi vedete che sullo sfondo, dove finiscono questo sistema di archi cadenti, si vede appunto una montagnola con una serie di costruzioni appunto che rappresentano l'estremo limite, diciamo, del paesaggio, e quelle sono appunto una riproposizione da parte di Dürer di una veduta della cittadina di Arco che lui aveva fatto venendo appunto in Italia. Quindi ci sono di Dürer dispersi in vari musei, alcuni fogli molto belli sono a Torino, una serie di vedute di luoghi visitati o in Germania o in questo suo scendere verso l'Italia, che poi con alcune modifiche vengono riproposti all'interno dei dipinti o delle sue incisioni. E qui vediamo sullo sfondo appunto quell'immagine di una costruzione difensiva su una montagna piuttosto ripida, che richiama appunto la rappresentazione che lui aveva avuto modo di effettuare scendendo in Italia e andando rappresentando appunto la cittadina di Arco. Ecco, i confronti con la cultura figurativa veneta sono particolarmente evidenti sia nei quadri realizzati dopo il primo che soprattutto dopo il secondo soggiorno veneziano. Ora, l'artista veneto con il quale maggiormente dialoga in tutte e due le occasioni, perché era vivo nel 1494, ma era ancora vivo e vegeto e operante nel 1505-1507, è Giovanni Bellini. E non v'è dubbio che questa Madonna col Bambino di Dürer richiami appunto tutta una serie di motivi, diciamo, legati alla cultura belliniana, sia nella impostazione della figura della Vergine col Bambino, sia soprattutto nella scelta di disporre alle spalle della Vergine questo drappo d'onore e poi questa veduta di paesaggio che appunto dà profondità alla scena. Un recente studio ha consentito anche di individuare i due stemmi che si vedono in basso a destra e a sinistra, quindi questa è un'opera della quale conosciamo anche la committenza e che singolarmente nell'Ottocento era attribuita a Giovanni Bellini. Il fatto che si tratti di un'opera di Dürer è una considerazione, diciamo, che risale a circa 100 anni fa. Nel passato era appunto interpretata come un'opera di Giovanni Bellini, certamente non è confondibile, diciamo, con lo stile di Giovanni Bellini, però l'impostazione della figura è tale da rimandare appunto agli esempi di Giovanni Bellini. Che cosa c'è, diciamo, che rende diversa questa composizione di Dürer rispetto al modello belliniano? Beh, innanzitutto nel paesaggio questa osservazione meticolosa e lenticolare di ogni particolare. È vero che anche nella tradizione, diciamo, della pittura di paesaggio in Italia, prima che Dürer arrivasse dalle nostre parti, erano conosciuti i modelli nord europei,
in modo particolare fiamminghi, e quindi anche se noi andiamo a vedere, non so, certi paesaggi dipinti da Carlo Crivelli, per esempio quelli che sono dietro la Madonnina di Ancona, sono dei paesaggi che hanno dei richiami nordici, addirittura ci sono delle tipologie di costruzioni nordiche, quindi il paesaggio nordico, voglio dire, era conosciuto direttamente o indirettamente anche dagli artisti italiani. Però gli artisti italiani, quando rappresentano il paesaggio, avvolgono tutto in un'atmosfera che tende appunto a dare questi effetti di lontananza, per cui quello che è dietro è più evanescente rispetto a quello che è in primo piano, che invece nei pittori nel nord Europa e di Dürer in particolare, almeno in questa fase, è invece tutto definito in maniera precisissima, come se appunto non ci fosse atmosfera, come se non ci fosse una massa d'aria o di vapori che rendono indistinti i contorni di quello che è più lontano rispetto a noi che stiamo guardando il primo piano. Quindi, e poi certe forzature espressive. La posizione, per esempio, del bambino che sembra quasi cercare di arrampicarsi sul corpo della madre ha una vivacità e una, tra virgolette, bruttezza che non è mai nella visione idealizzata di un pittore italiano. Quindi c'è un richiamo belliniano, ma certamente non è un'opera che possa essere confusa con un'opera di Giovanni Bellini. Ecco, questo è Giovanni Bellini invece. Quindi voi vedete che c'è effettivamente un'analogia proprio evidentissima nel modo appunto di comporre, però c'è poi una autonomia da parte di Dürer e una sua declinazione, diciamo così, in maniera oggettivamente a fuoco, che è tipica appunto dei pittori del nord. Ecco, questi sono i bellissimi acquerelli realizzati appunto da Dürer durante il suo viaggio dal nord verso l'Italia, durante il secondo viaggio dal nord verso l'Italia. E in questi acquerelli, più che non dei dipinti su tavola, almeno su quelli che abbiamo visto, c'è una percezione atmosferica molto diversa, e infatti per fare questi paesaggi sceglie l'acquarello, cioè sceglie una materia pittorica molto liquida che, per esempio, nella resa delle lontananze, nella resa del cielo, consente di ottenere quegli effetti atmosferici che invece la nitidissima pittura ad olio non consentiva, o comunque per quanto lo riguardava non consentiva. E invece queste sono appunto le prove di un nuovo modo di intendere il paesaggio e di renderlo con una caratteristica appunto atmosferica. Ecco, questa è la veduta di Arco, quella montagna che noi vedevamo prima. Quella montagna che è sullo sfondo dove finiscono i ruderi è una rielaborazione di questo motivo preso dal vero. Ecco, quando l'artista appunto si muove per venire in Italia e si appunta a questi paesaggi. Ora, sono acquarelli, cioè la tecnica è acquarello su carta. Non possiamo però credere che alla svolta di una strada o in un posto, diciamo così, improvvisato, Dürer fermasse il suo cammino e si mettesse a fare questi acquerelli, perché presuppongono, diciamo, quantomeno una disponibilità di spazio, di tempo, che non sono quelli che si possono avere andando per strada e muovendosi per andare, in questo caso, verso Venezia. Quindi dobbiamo credere che Dürer facesse prima dei rapidi schizzi e poi questi schizzi venissero in qualche modo rielaborati in un modo tranquillo e calmo in un suo studio, o comunque quando aveva modo di farlo, prendendo appunto e utilizzando gli acquerelli per realizzare appunto tutta questa sinfonia di colori. Se poi noi andiamo a vedere dal vero la situazione, io ho cercato un'immagine ma non l'ho trovata, in realtà questa montagna su cui sorge Arco non è isolata, dietro ce ne sono altre. Lui naturalmente non le rappresenta perché gli interessa evidenziare quel agglomerato, diciamo, di pietre e di costruzioni fortificate che poi a distanza di tempo, o forse non a molta distanza di tempo, riutilizza un po' modificandolo per l'adorazione dei magi, degli Uffizi. Ed è questa una caratteristica appunto che chi ha studiato gli acquerelli di paesaggio di Dürer ha riscontrato, cioè questi
acquerelli presi in maniera estemporanea, tra virgolette, dal vero, durante il viaggio, poi erano oggetto di una rielaborazione per essere utilizzati in occasione appunto della definizione di opere dipinte ad olio su tavola. Ecco, questa è stata riconosciuta soltanto molti anni dopo, è una veduta di Trento, però rispetto ad oggi è modificato completamente il corso del fiume, perché nell'Ottocento appunto quest'ansa che il fiume realizza e che rappresenta il motivo forse di maggiore interesse da parte di Dürer è stata appunto raddrizzata. Quindi è una situazione che non ha consentito di riconoscere immediatamente che si trattasse appunto di una veduta di Trento, e se appunto è passato da Trento non è fuori di luogo ipotizzare che appunto la adorazione dei magi del 1505, appunto fatta nel momento in cui l'artista scende per lavorare a Venezia, sia stata appunto conservata nel Castello del Buon Consiglio. Quando arriva a Venezia per la seconda volta, oltre a Giovanni Bellini, che era ormai un Matusalemme, si andava appunto affermando un nuovo artista che è appunto Tiziano, e qui vediamo un'opera di Tiziano, la Mater Dolorosa di Tiziano, che ha delle fortissime tangenze dureriane, nel senso che in questo caso il rapporto è inverso, cioè non è Dürer che arriva a Venezia e incomincia ad ammirare Tiziano, che ancora era un artista non affermato quanto lo era l'anzianissimo Giovanni Bellini. E però c'è certamente anche da parte di Tiziano un'attenzione nei riguardi dell'opera di Dürer, il quale, scendendo in Italia, ma non sapendo se poi in Italia avrebbe trovato o meno occasione di lavoro, nell'occasione del primo viaggio era venuto per studiare e quindi viaggiava a spese del padre e non c'erano problemi di lavoro. Nel secondo viaggio viene appunto pensando di trovare qui delle occasioni di lavoro. Le troverà, poi vedremo. Però certamente quando lui si muove dal Norimberga non sa se a Venezia sarà accolto e come sarà accolto, e avrà appunto anche le sue difficoltà a Venezia. Quindi viene probabilmente con delle opere già dipinte di piccolo formato da collocare appunto sul mercato dell'arte italiano. Questa presumibilmente è appunto una di queste opere, è la Madonna del Lucherino, che rappresenta appunto una prima prova di piccolo formato per una composizione, scusate un momento che qua c'è un ecco, è una prima, diciamo così, prova, forse anche un dipinto che lui si porta per far vedere come sapesse dipingere ai veneziani, che prelude a questa grande commissione a Venezia, perché poi in realtà quando Dürer appunto scende in Italia per la seconda volta e viene a lavorare a Venezia, ottiene nel 1506 un incarico molto importante. Ora, a Venezia c'era una potente e ricchissima comunità di mercanti tedeschi. Sul Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto, c'è il fondaco dei tedeschi, affrescato appunto da Giorgione e da Tiziano, che era appunto l'emporio commerciale dei tedeschi a Venezia. E proprio vicino al fondaco dei tedeschi c'è la chiesa di San Bartolomeo, che era una chiesa molto frequentata dai tedeschi, e per quella chiesa una confraternita del Rosario formata da mercanti tedeschi commissiona appunto a Dürer l'esecuzione di questa pala d'altare che adesso si trova a Praga, la festa del Rosario. Ora, è un modo di rappresentare la Madonna del Rosario diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati a vedere la Madonna in trono col bambino che distribuisce i rosari soprattutto a santi e a devoti dell'ordine domenicano, ma questa è un'iconografia che si afferma 150 anni dopo la battaglia di Lepanto. La Madonna del Rosario che noi siamo abituati a vedere nelle nostre chiese appunto nelle varie declinazioni fatti da Lorenzo Lotto, da Simone de Magistris e da altri, è un'immagine appunto che si afferma successivamente. Questa non è la Madonna del Rosario, è la festa del Rosario, quindi non si stanno distribuendo dei rosari da snocciolare dicendo le preghiere come sarà dopo la battaglia di Lepanto, quando appunto Pio V affiderà ai domenicani il compito di diffondere il culto del Rosario, ma si stanno appunto
distribuendo delle coroncine di rose. Anche Gesù Bambino tiene sopra la sua testa una coroncina di rose, e altre coroncine di rose si stanno distribuendo gli angeli a tutti i personaggi che sono appunto a destra e a sinistra del trono della Vergine. Ora, è un'opera appunto commissionata dalla comunità tedesca, ed è un'opera che a Venezia suscita due atteggiamenti contrastanti da parte di molti colleghi di Dürer: di ammirazione. Il vecchio Giovanni Bellini, per esempio, lo dice Dürer, senza che fosse presente Dürer, parla bene di questo dipinto, tanto che tra Dürer e il vecchio Bellini nasce anche un incontro piuttosto divertente, che la dice lunga sulla percezione che un artista affermato, qual era Giovanni Bellini, aveva di questo giovane che veniva dalla Germania. Bellini appunto ammirava molto il modo con cui Dürer, l'abbiamo visto anche nel suo autoritratto, dipingeva i capelli, perché riesce a dare volume, e poi sono, vedendo da vicino le opere, tutti rifiniti con un pennello sottile che delinea appunto capello per capello con un'attenzione analitica straordinaria. E pensava che per fare questa operazione di definizione delle capigliature delle sue figure Dürer usasse dei pennelli particolari, avesse un segreto, no, diciamo tecnico, che gli consentiva di far questo, non la sua abilità, ma qualcosa, diciamo, che sosteneva tecnicamente la sua abilità. E quindi Dürer regala appunto a Bellini un suo pennello per fargli capire che i pennelli che lui usa sono i pennelli che usano tutti gli altri pittori. Quindi c'è, diciamo, una schiera di personaggi autorevoli con Giovanni Bellini in testa, e ovviamente i committenti tedeschi che considerano, diciamo, questa opera, appena viene licenziata dopo circa 5 mesi di lavoro, un capolavoro. Ci sono invece molti pittori veneziani, ed è Dürer appunto a riferirlo in queste lettere che scrive da Venezia al suo amico Pirkheimer, che invece lui pensa per gelosia lo denigrano, non lo considerano appunto un pittore. Però dice: tutti vanno a vedere quest'opera, dice, poi io vado a vedere le pale d'altare che dipingono questi che mi denigrano e trovo delle cose simili a quelle che ho dipinto io. Allora si vede che mi denigrano per invidia, non perché evidentemente mi considerano da meno di loro. Questo per appunto fare un po' il quadro, certo parziale, perché noi conosciamo quello che scrive Dürer, non sappiamo quello che effettivamente dicessero i suoi colleghi di questa opera, in cui Dürer dispone a destra e a sinistra della Vergine due personaggi. Uno appunto è l'arciduca Massimiliano, quello vestito di rosso sulla destra, inginocchiato, caratteristico, il profilo appunto asburgico, con questo naso, col labbro cadente. E l'altro personaggio, che è invece alla sinistra della Vergine, è il Papa. E Dürer, anche attraverso una serie di disegni che sono preparatori, si sforza di rappresentare il Papa Giulio II, che era il Papa regnante, ma non riesce molto convincente, diciamo, nel rappresentare la fisionomia del Papa, che lui non aveva mai visto e che quindi desume da altri dipinti o più probabilmente dalle monete. Comunque, ai piedi del pontefice è deposta la tiara, il triregno, mentre ai piedi di Massimiliano c'è la corona imperiale. Quindi anche qui c'è questo soffermarsi su una rappresentazione quasi fotografica di questi due gioielli, che sono gioielli gotici. Mentre se andiamo a vedere altri gioielli indossati dai personaggi, per esempio vedete che la Vergine al centro del petto ha questa grande spilla circolare che è fatta di perle e di grossi rubini non sfaccettati, cabochon. Ecco, quelle invece è un gioiello veneziano, sono gli stessi gioielli che vediamo, che si potevano vedere rappresentati qualche tempo prima nei dipinti di Carlo Crivelli, che pure veniva da Venezia e aveva acquisito una grande familiarità con anche le tecniche dell'oreficeria veneta. E Dürer, che da figlio di orafo certamente guardava quello che si produceva a Venezia in questo campo, non manca di riprodurre accanto appunto a delle oreficerie gotiche come la corona dell'imperatore o la tiara del Papa, anche invece delle oreficerie aggiornate in senso veneto. Ma al di là di questi dettagli, anche nella resa straordinaria, per esempio, del piviale, nella scheda di una mostra si dice di Lampasso, invece è un bellissimo velluto controtagliato veneziano quello che indossa il Papa, rosso e oro. Ma al di là, diciamo, di questi dettagli che rientrano in questa osservazione analitica
dei particolari che è propria dei pittori d'Oltralpe. In questo caso si vede come il fatto di aver frequentato direttamente e indirettamente l'Italia e le novità dell'arte italiana portino Dürer a realizzare una composizione che ha un senso, diciamo, di maggior respiro atmosferico rispetto alle opere dipinte in precedenza. Se per esempio guardiamo questi due brani di paesaggio, soprattutto quello a destra con queste montagne che poi si diluiscono nell'azzurro del cielo, vediamo una definizione appunto di questi dettagli molto più in grado di rendere il senso atmosferico di quelle definizioni dettagliate anche a distanze enormi che abbiamo visto in opere fatte poco tempo prima. Quindi c'è questa atmosfera che avvolge le figure e poi c'è anche in questo caso la volontà proprio quasi di dimostrare agli italiani che aveva avuto modo di sperimentare e di mettere in pratica le regole prospettiche, questo scalare, diciamo, di personaggi che si affollano a destra e a sinistra del trono della Vergine, alcuni in piedi, altri seduti, sono evidentemente realizzati in modo da dare il senso appunto della profondità, non sono disposti in maniera empirica nello spazio, ma sono disposti secondo una precisa rispetto di quelle che sono le elaborazioni prospettiche. E poi tra i personaggi appunto in questo caso si inserisce con un certo orgoglio lui stesso. Sul lato all'estrema destra vedete che c'è questo albero, no? Con cui si chiude la composizione, ecco quel personaggio biondo con una pergamena in mano dove è appunto la sua firma è lo stesso autore, lo stesso Dürer appunto che si inserisce all'interno di questo gruppo di persone che assistono alla festa del Rosario. Ecco, torniamo, scusate, no, ho fatto. Ecco, Venezia è anche l'occasione per Dürer, siamo nel 1505, di realizzare una serie di ritratti che sono il frutto appunto di un confronto con la cultura figurativa veneta. Dürer aveva esordito facendo ritratti, cioè le prime opere che si conoscono di Dürer, addirittura disegni fatti quando ci aveva 13 o 14 anni, con una certa imperizia anche, sono ritratti, quindi c'è sempre stata in lui, diciamo, questa inclinazione a cogliere l'espressione e le sembianze di persone di famiglia, di amici, di committenti che gli chiedevano appunto di essere ritratto. Ora, i ritratti che realizza a Venezia, questo per esempio che è chiamato ritratto di una veneziana, anche se recentemente qualcuno analizzando la moda del vestito sostiene che sia una donna lombarda, però in realtà se vedete l'acconciatura ha i capelli trattenuti da una retina d'oro che è tipica appunto una moda tipicamente veneziana, anche se l'abito, ripeto, può richiamare qualche stilista lombardo, in realtà molto probabilmente si tratta del ritratto di una veneziana, anche la collana che porta, che è fatta di perle messe in piccoli gruppetti alternate delle pietre, è un oggetto di oreficeria veneziana. E poi c'è anche questo vezzo molto particolare per cui ci sono questi due fiocchi, uno giallo e uno nero, sono i fiocchi che tengono due davanti e due dietro le maniche attaccate al corpetto, perché in questi abiti rinascimentali le maniche in genere erano fatte con un tessuto diverso rispetto, e più prezioso rispetto al resto del vestito, la manica era un ornamento, diciamo, dell'abito femminile, spesso erano anche ricamate ed erano anche negli inventari considerate a parte rispetto al resto del vestito, lo vedete bene anche nei dipinti di Crivelli, spesso le maniche sia degli abiti maschili che femminili sono di un tessuto più prezioso rispetto all'abito e sono trattenute all'altezza delle spalle da questi fiocchetti, questa usa appunto dei fiocchi di colori diversi, quindi è anche una risponde, diciamo, molto precisamente ad una moda del tempo ed è un vestito molto indicativo, diciamo, di una condizione sociale molto, molto elevata. Ora, rispetto ai ritratti fatti in precedenza, si vede come in questi ritratti prodotti a Venezia, in questo e in quest'altro famosissimo appunto dove c'è la sua sigla AD nel fregio in perle che orna lo scollo dell'abito di questa ragazza, ci sia una evidente, diciamo, evoluzione rispetto ai molti ritratti che Dürer aveva realizzato fino ad allora. Innanzitutto c'è questo leggero ruotare del busto e della testa che porta la persona ad essere
rappresentata dal pittore, mentre guarda verso l'esterno fissando qualcosa che è lontano rispetto a noi. Quindi questo mette, diciamo, in rapporto questa immagine che si ferma all'altezza del mezzo busto con l'esterno, grazie appunto a questa scelta di rappresentare la testa leggermente ruotata, quindi anche una diciamo ricerca di profondità in questo vuoto nero in cui in questo caso è collocata la figura, che appunto è indizio di modernità e anche indizio di una volontà che traspare nella resa del volto di non limitarsi soltanto a rappresentare una giovane, ma anche a cercare, diciamo, di cogliere quelli che sono gli aspetti più interiori e psicologici. Quindi certamente questo ritratto e l'altro che vi facevo vedere sono ritratti che si collocano, diciamo, sul versante del ritratto moderno, del Rinascimento, del ritratto appunto introspettivo e psicologico, e queste sono caratteristiche appunto che legano, diciamo, l'attività di Dürer a quella di altri artisti, diciamo, che contemporaneamente a lui lavorano a Venezia. Questa è la Laura dipinta da Giorgione ed è appunto un ritratto che si impone, diciamo, all'interno di questo fondale nero con questo volto girato, le spalle anche queste girate in modo da dare l'impressione appunto della profondità che non è indicata però dall'ambiente, in quanto non vediamo dove è collocata, ma la vediamo leggermente girata con una spalla avanzata rispetto a noi, con lo sguardo orientato verso l'esterno, quindi a richiamare una meditazione che a noi ci esclude, ma che comunque è indicativa di una spirito contemplativo, e appunto in un taglio di colori appunto che richiama anche i dipinti veneziani di Dürer. Quindi è in questo, diciamo, confronto con Giovanni Bellini, con Giorgione che morirà nel 1511, per certi aspetti con Tiziano Giovane, che si gioca, diciamo, questa seconda partita che Dürer gioca a Venezia tra il 1505 e il 1507. Ecco, tra i dipinti che probabilmente si era portato dietro da Norimberga con l'intento di venderli arrivando a Venezia o in Italia per poi ricavarne del denaro, si colloca questa tavoletta, che è uno dei pochi dipinti di Dürer che sono sfuggiti, diciamo così, ai grandi musei, perché fino agli anni 60 del Novecento era di appartenenza ad un convento di monache di clausura a Bagnacavallo. È stato Roberto Longhi appunto ad individuarlo e poi per fortuna è stato salvato, diciamo così, al patrimonio artistico italiano, perché l'ha comprato un grande collezionista, Luigi Magnani, che poi morendo senza eredi ha creato una fondazione, la fondazione Magnani Rocca, Rocca è il cognome della madre, che si trova appunto vicino a Modena, dove appunto sono esposti questi capolavori straordinari, tra cui appunto questa tavoletta di Dürer che proviene da questo monastero di clausura femminile di Bagnacavallo, dove era rimasto per 500 anni senza che nessuno lo riconoscesse, fino a che fortuitamente Roberto Longhi appunto non lo ha riconosciuto e successivamente le proprietarie l'hanno ceduto, ma l'hanno ceduto a chi poi l'ha, diciamo così, messo in condizione di essere visto dal grande pubblico. Ecco, non v'è dubbio che tra le suggestioni che hanno colpito durante il suo soggiorno veneziano Dürer ci sia anche appunto Antonello da Messina. Del resto immagini di questo genere erano presenti nel territorio, è molto probabile che siano state tenute presenti. Come un'altra suggestione interessante, che non presuppone il fatto che Dürer in questo suo secondo viaggio si sia spostato fino in Lombardia, è la conoscenza di alcune opere, soprattutto di alcuni disegni di Leonardo, quando appunto Ludovico il Moro era stato esautorato dalla venuta dei francesi, lascia appunto nel 1482 la Lombardia e per un certo periodo si muove appunto tra Venezia, Ferrara, Mantova, prima di fare ritorno a Firenze. Quindi quando in occasione dei due soggiorni, soprattutto del secondo, Dürer si reca a Bologna, probabilmente vede
non ovviamente Leonardo, ma vede i disegni lasciati da Leonardo, tant'è vero che tra le opere italiane di Dürer si inserisce anche un'immagine di Gesù tra i dottori, dove i dottori, alcuni, sono rappresentati con quelle caricature molto violente, insomma, che vediamo anche con quel carattere appunto di grottesco che caratterizza anche molti disegni di Leonardo, che probabilmente in quel caso hanno suggestionato appunto l'attività di Dürer. Quando Dürer rientra in Germania dopo questo soggiorno di 2 anni a Venezia, dove appunto riceve consensi, ma evidentemente a leggere le sue lettere stimola anche qualche appunto forma di dissenso nei riguardi della sua pittura, i rapporti con l'Italia non finiscono, perché appunto viene in Italia quello che era stato il suo corrispondente, diciamo così, veneziano, tedesco, a cui aveva indirizzato le sue lettere da Venezia, questo Pirkheimer, di cui ho più volte fatto il nome, a cui sono destinate le lettere in cui Dürer racconta quello che gli accade a Venezia, quindi sono una fonte, certo, di parte relativa a questo soggiorno. Viene appunto in Italia e partecipa a delle istanze, diciamo così, innovative del cultura rinascimentale. Pirkheimer frequenta appunto filosofi, frequenta dotti del tempo della curia romana, e quindi è in questa fase, diciamo, più evoluta della vita di Dürer, Pirkheimer a tenere vivi i rapporti con la cultura artistica italiana e in modo particolare romana, perché Pirkheimer poi era venuto alla corte del Papa, ed è questo il motivo per cui c'è stato questo scambio di doni tra Dürer e Raffaello, che è ricordato anche da Vasari, ma che è testimoniato non tanto dall'invio di un suo autoritratto da parte di Dürer a Raffaello, cioè Dürer omaggia Raffaello, diciamo, inviandogli un'altra volta un suo autoritratto in cui certamente le sue sembianze saranno state un po' più segnate rispetto all'autoritratto che abbiamo visto prima del 1500, e Raffaello appunto risponde a questo dono di Rubens inviandogli un suo disegno. Siamo negli anni in cui Raffaello è impegnato ad affrescare le stanze vaticane, quindi in un momento di grande successo, e gli manda un disegno dove ci sono 2 figure virili nude, che poi nell'affresco sono invece vestite, destinate appunto ad uno degli affreschi della Sala di Costantino, che è appunto una delle 4 stanze che Raffaello con i suoi seguaci Giulio Romano e Penni affrescano durante il pontificato di Giulio II prima e di Leone X. Siamo durante il pontificato di Leone X. Ed è molto significativo appunto che Raffaello mandi a Dürer questo disegno, innanzitutto perché Raffaello non era solito, diciamo, partecipare attivamente a questi scambi di doni, cioè forse li riceveva, ma non è che fosse molto incline, diciamo, a donare materiale della sua bottega, no, non per gelosia, ma perché lo usavano, e questo ha poi favorito tutti quelli che hanno lavorato dopo di lui, Giulio Romano, Penni, eccetera, hanno continuato ad usare i disegni e i bozzetti di Raffaello, quindi Raffaello non per gelosia, ma perché era consapevole che il materiale di bottega era bene che rimanesse in bottega, anche perché poteva essere riutilizzato per altre storie. E invece gli manda appunto questi 2 studi nudi proprio perché evidentemente sa, attraverso Pirkheimer, attraverso qualche altro conoscente di Dürer, dell'interesse di Dürer per la definizione appunto delle proporzioni, e quindi gli manda non un dipinto, non un disegno dove ci siano delle figure vestite, ma quei disegni preparatori che lui faceva mettendo i modelli nudi in posa e poi dopo vestendoli, per fargli vedere appunto in qualche modo quale fosse il canone proporzionale che Raffaello usava. E devo dire che questo disegno, che certamente ai nostri occhi ha meno valore di un autoritratto che Dürer ha mandato a Raffaello, viene invece considerato da Dürer come una reliquia e mette appunto vicino a tutta una lunga iscrizione ad inchiostro, rovinando il disegno tra l'altro, in cui appunto ricorda di questo scambio con grande orgoglio che Raffaello da Roma appunto gli manda questo disegno, senza dire che lui in realtà gli aveva mandato una sua opera forse più importante o più impegnativa, diciamo, del disegno che riceve da Raffaello, ma ha tanta considerazione
Di Raffaello, che non considera, diciamo, il divario tra quello che lui ha donato e quello che riceve, e considera quella appunto una reliquia importante. Poi i due moriranno in epoche molto vicine. Dürer appunto muore nel 1527, Raffaello era già morto da qualche anno. Comunque c'è anche una coincidenza, diciamo, di date che ci porta a considerare come questi due artisti abbiano concluso la loro carriera in tempi vicini, appunto in tempi, per quanto riguarda Dürer, immediatamente successivi allo scisma luterano, che pure rappresenta anche per lui un elemento di grande riflessione. La fama di questo artista in Italia è legata, come dicevo, soprattutto alle sue incisioni. Quando Vasari scrive la seconda edizione delle Vite, cita appunto Dürer soprattutto come incisore, lodando appunto il fatto che egli, attraverso una tecnica che presupponeva il bianco e nero, perché ovviamente l'incisione non prevede il colore, riuscisse però, attraverso questi segni incrociati, sottili, grossi, a dare l'impressione del colore. E da qui nasce questa interpretazione, sempre fondata sull'apprezzamento del disegno soprattutto di Dürer, che trascura invece tutta quella attenzione al colore che è invece evidente nei suoi dipinti e soprattutto in quei bellissimi acquerelli fatti durante i suoi viaggi in Italia e in Germania. Quindi la visione che per molto tempo si ha in Italia tra 500 e 600 di Dürer è una visione distorta di un pittore in bianco e nero, mentre quella attività di incisore era un'attività che doveva essere in qualche modo integrata attraverso i colori che si vedevano nei suoi disegni e che si vedevano nei suoi dipinti. E quindi è con questa fama di grande disegnatore, di diligente rappresentatore di tutti i dettagli degli interni, delle figure, dei fiori, degli animali, che pure rappresentano un oggetto di grande interesse, che Dürer è poi entrato, diciamo, nell'ambito della tradizione italiana. Quindi le sue incisioni circolavano nei grandi atelier dei pittori di tutta Italia tra 500 e 600, e però l'interesse si fermava lì. Sono stati pochi, diciamo, in Italia i collezionisti nel 600 che hanno avuto la volontà, al di là di raccogliere le incisioni di Dürer, di andare a cercare, diciamo, di entrare in possesso dei suoi dipinti. E tra questi, come sempre accade, i più attenti e i più consapevoli dell'importanza di Dürer, oltre al suo ruolo di grande disegnatore, di grande incisore, sono stati collezionisti di Casa Medici. Quindi noi oggi andiamo agli Uffizi e troviamo tre opere di Dürer che sono state evidentemente frutto di una ricerca, perché non è che le si trovasse a Firenze. Una è appunto l'Adorazione dei Magi, che probabilmente viene da Trento, poi ci sono due teste di Apostoli che fanno parte di una serie più completa, che appunto sono state acquisite dai Medici durante soprattutto dal Cardinale Leopoldo dei Medici, quindi siamo nel 600, acquistandole all'estero, nella consapevolezza appunto che Dürer, anche per i suoi rapporti con l'Italia, rappresentasse un artista che non poteva non essere rappresentato in una grande collezione. Quindi la grande concentrazione di opere di Dürer, che è appunto nei musei del nord, tra appunto le grandi collezioni tedesche, è in qualche modo bilanciata da questa presenza di sue opere, diciamo, nei territori più mediterranei, per l'avvedutezza di collezionisti che avevano compreso come per un panorama completo della pittura del Rinascimento non si potesse eludere il confronto con un grande pittore del nord Europa, e questo non era appunto una riflessione scontata. Oggi noi siamo consapevoli che nella grande partita del Rinascimento anche gli artisti nord europei hanno giocato un ruolo importante, ma certamente nel 1600, nel 1700 la partita del Rinascimento sembrava essere una partita che si fosse giocata soltanto in Italia. Invece, per merito di altri artisti prima di lui e di Dürer, questa visione appunto del Rinascimento è una visione molto, oggi molto più allargata e completa, e quindi riflettere appunto sui rapporti che sono intercorsi tra Dürer e l'Italia non è, diciamo, una riflessione volta così a esaminare un aspetto, diciamo, che riguarda un singolo artista, ma che cerca di ritessere una trama di rapporti che hanno riguardato altri e che hanno concorso poi alla grandezza del Rinascimento, che è il frutto anche dell'opera di artisti che hanno lavorato nel nord Europa. Grazie.